Benvenuti o bentornati nel mio canale. Oggi volevo realizzare la mia prima tazza in gomma Eva. Ho dato uno sguardo veloce a cartamodelli e a qualche tutorial su internet e mi è venuta voglia di realizzarne una. Non seguirò le misure trovate in giro sui siti, ma le personalizzerò perché quelle che ho visto sono troppo grandi per i miei gusti. Io utilizzerò un foglio di gomma Eva liscio. È un foglio di gomma Eva glitterato, in questo caso, quindi alternerò questi due colori, la colla a caldo oppure una colla a base aceto vinilica, può essere la Flashbomb in questo caso. Il cartamodello, io ho realizzato ovviamente il mio, come ho detto, personalizzato con le misure personalizzate. Io per ottenere le forme non utilizzo né matite né penne né pennarelli, non sporco il materiale, ma semplicemente un secchino di legno. Allora, dopo aver ottenuto queste forme, andiamo ad incollarle in questo modo. La colla la stendo lungo il bordo qui. Poi attacco i due lembi così. Andiamo a ottenere due cerchi, uno più piccolo e uno più grande, di cui uno andrà messo alla base della tazza, e poi il manico, che ritaglieremo stesso da questo qui.